Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è un'altra domenica prima di entrare in zona rossa e io sono nel disagio più totale perché mi sembra che sia una cosa senza fine. E siccome sperare nella fine di tutto questo ormai dopo un anno ha perso il senso, ho deciso di trovarmi da sola degli obiettivi verso cui andare in questo periodo per arrivare sana alla fine di tutta questa brutta storia che stiamo vivendo tutti quanti. Detto questo, lasciamo stare il pessimismo e parliamo invece di quello che ho deciso di fare per vivere meglio in questo periodo. E quindi parliamo delle mie piantine, perché come vi avevo già fatto vedere nel video precedente, c'è una brutta situazione. Alcune delle mie piantine sono ridotte così e siccome però non è ancora il momento di piantare le petunie, perché sono la pianta che scelgo per il mio balcone, ho deciso di cominciare a prepararmi da sola le piantine. Quindi, anziché aspettare aprile quando cominceranno a vendere le piantine di petunia nei negozi di piante, ho deciso di comprarmi i semini e provare a crescerle io stessa. Non so come andrà, però qui ho già tutto quanto pronto e anche se questa non è la location più adatta per fare questo lavoro, non importa perché è l'unico punto con sole in questa casa e oggi ne ho davvero bisogno, per cui ho steso il telo e faccio andare bene, così questo lavoro di giardinaggio nella camera da letto. Qualcuno penserà che sono pazza, ma non importa, oggi lo sono un po'. Ho tirato fuori tutti i semini che ho comprato, ora ve li faccio vedere meglio e non voglio seminare solo fiori, ho intenzione di seminare anche delle piante aromatiche, quindi diamoci da fare perché il tempo scarseggia, anche se siamo a casa. Ho preso tutto il necessario per fare il mio lavoro di giardinaggio e in realtà quello che ho acquistato sono i semini e ho acquistato i semini di rucola, la valeriana, l'endivia, la scarola che a me piace tantissimo e poi il rosmarino, il basilico e il prezzemolo. Allora, di tutte queste piantine, l'insalata penso che la metterò nei vasettini per far crescere le piantine, però poi penso che le porterò da mio papà. Se riuscirò a far uscire le piantine, le porterò da mio padre che ha l'orto e le pianteremo lì perché io non ho lo spazio. Direi che sul balcone le posso far crescere, però non le posso coltivare perché poi non vivrebbero bene sul mio balcone. Le piante aromatiche invece le voglio proprio crescere, coltivare da me e tenere sul balcone ad avere sempre fresche perché spero che in questo modo riuscirò a far vivere il basilico che in realtà muore tutte le volte quando lo compro in vaso al supermercato. Poi per seminare le piantine ho preso la terra per l'orto, quindi quella adatta per la semina e la piantumazione di piante commestibili. E poi invece per quanto riguarda, ecco, mi ero persa il timo, un'altra piantina aromatica. E poi invece ho comprato due bustine soltanto di petunie perché in realtà voglio fare questo tentativo di crescere direttamente tutte le mie petunie, però non so se è una cosa che andrà a buon fine, perché se qualcuno mi dovesse chiedere se ho il pollice verde, direi non lo so, in teoria poi faccio morire i cactus e quindi mi vengono i dubbi, però vediamo. Sono ancora in tempo comunque per provare a crescerle direttamente io e se poi non va bene le andrò a comprare quando usciremo dalla zona rossa dopo Pasqua. Comunque la cosa bella è che non ho acquistato vasi, vasettini e cose varie per questo lavoro qua perché in realtà le altre volte in cui ho acquistato piantine varie ho conservato tutti i vasettini e quindi adesso li sto praticamente riciclando tutti quanti. In questo modo
spero di fare la mia parte per ridurre un po' la quantità di plastica che c'è nel mondo. Comunque devo dire che questo mio desiderio di crescere le mie piantine e farmi il mio orto è una cosa un po' strana, nel senso che io non ho mai amato lavorare in giardino, nell'orto, che cosa che invece a mio padre piace un sacco, però devo dire che ora mi stanno tornando in mente quelle volte in cui da piccola mio papà mi portava a lavorare con lui nel giardino e quindi mi insegnava come piantare la verdura nell'orto. E secondo me questa cosa, questa passione che ha lui, ma in realtà anche mia madre, perché lei è fissata con le piante, quelle invece decorative per la casa, e quindi secondo me, ora che sto diventando un po' più grande, mi sta venendo questa passione che hanno loro, quindi in realtà in qualche modo me l'hanno trasmessa. Per cui mi sto avvicinando sempre di più alla natura. Ed è strano anche per me ammetterlo, perché io da piccola, o comunque durante l'adolescenza, pensavo sempre che da grande avrei voluto vivere in una mega città e in un appartamento da qualche parte lontana da possibili lavori di giardino, di orto, e invece ora che sto diventando grande, come dicevo prima, è una cosa che in realtà non escludo al 100%, come magari avrei fatto qualche anno fa. E sono sempre più convinta che in realtà mi piacerebbe un sacco vivere in campagna o comunque vicino alla città, come anche ora, ma non in città, assolutamente no. In città non ce la farei più a vivere, sono troppo abituata a vivere vicino alla natura e quindi non potrei più vivere in città, secondo me. Poi magari cambierò idea nel giro di un anno, ma secondo me dopo tutto questo anno strano che abbiamo vissuto tutti quanti, molti di noi si stanno avvicinando sempre di più alla natura e quindi secondo me molti di noi si trasferiranno adesso a vivere in campagna o comunque più lontani possibili dalle città, perché mi rendo conto che chi vive in città, rispetto a me che vivo comunque in un paesino di periferia, l'ha vissuta molto peggio la quarantena, perché in città proprio non c'è così tanto sfogo come può esserci per chi abita nei paesini più lontani da tutto quel cemento. Allora, ho studiato per fare tutto questo e ho letto su internet che se si semina il basilico in un vaso da 10 cm bisogna metterci 8 semi per vaso, mentre questo è un vasettino da 15 cm, quindi ne posso mettere molti di più. E tra l'altro ho anche letto che non bisogna ricoprirlo troppo di terra e la terra non deve neanche sfiorare la parte più alta del vaso, quindi meglio lasciare un po' di spazio vuoto. E poi avevo già questi vasi in terracotta, quindi li metterò qua dentro e saranno anche bellini da vedere. E per aiutare di più il drenaggio ci metto un altro po' di argilla espansa sotto il vaso, intendo sotto questo di plastica, dentro il vaso di terracotta, così che non ci sia troppo ristagno. E voilà, il vaso di basilico è pronto. Poi abbiamo il prezzemolo. Ah, tra l'altro mi sono dimenticata, dove sono? Ecco, che avevo comprato queste palettine qua, forse le ho prese da Tiger, e quindi le userò per scriverci sopra che cosa ho piantato per non dimenticarmi. E poi l'acqua,
e la spruzzerò perché non ho l'annaffiatoio, quello piccolo, e questo è il modo perfetto per bagnare la terra quando si semina, perché in questo modo si evita di far spostare i semini all'interno del vaso. In realtà anche il prezzemolo va pochissimi semi per vaso, quindi non so cosa me ne farò di tutti questi semi che ho comprato. Non trovo più la mia palettina. Tra l'altro va ricoperto con uno strato davvero leggerissimo di terra, acqua. Poi qui abbiamo il rosmarino. Ho finito di seminare tutte le piantine aromatiche, mi è avanzato del basilico e un bel po' di prezzemolo, ma questi li porta da mio papà, tanto lui c'ha l'orto e non si sprecano. Ora però è arrivato il momento di seminare le insalate e per queste finalmente posso sfruttare questi vasettini che non serviranno quasi a niente perché sono pochi, però li sfrutto finalmente perché li ho acquistati un bel po' di tempo fa da Tiger e sono tipo i semenzai per fare una sorta di mini serra e crescerci dentro delle piantine. E visto che ce li ho da un sacco di tempo, è arrivato finalmente il loro momento. Ah, tra l'altro sono perfetti perché hanno già anche il sottovaso, quindi non ho il problema del sottovaso, perché per questi qua non ho il sottovaso e quindi dovrò trovare un'altra soluzione. Ora che ci penso, forse ne avrei dovuto comprare qualcuno in più perché sono davvero comodi e perfetti per questo lavoretto qua. Qui dentro ci metterò un po' di scarola e siccome mio papà mi ha detto di non mettere più di 2 semini per vaso, no, la scarola è un po' presto per piantarla, allora ci semineremo la rucola e quindi in ognuno di questi mini buchi semineremo 2 semini di rucola. E anche qui ne abbiamo un sacco in realtà. Chissà chi ne compra così tanti e ne semina così tanti più che altro. Vabbè, io abbondo un pochino perché spero che almeno qualcuno di quelli che semino attacchi e quindi che venga fuori qualcosa di buono. Tra l'altro questo c'ha anche la copertura per cui non si congelano la notte se fa freddo. E poi qui dentro ci metteremo un po' di valeriana. Tra l'altro, ora che ci penso, questi io li tengo e man mano che crescono gli altri posso riseminarli, così avrò la rucola fresca tutto l'anno. Ho finito di seminare tutte le mie piantine aromatiche e le petunie. Tra l'altro sono riuscita a fare un bel po' di contenitori di semini di petunie e se questa cosa andrà a buon fine, e andrà a buon fine sono certa, avrò un sacco di piantine e penso che addirittura mi basteranno per riempire tutto il balcone perché ne ho fatte 36 mini petunie, quindi sono super felice perché se penso che me ne stanno 4 per vaso, non mi basteranno i vasi. Perché sul balcone grande ho 8 vasi. No, mi ci staranno. Riempirò il balcone grande. E su questi qua piccoli ci metterò qualcos'altro.
Bene, ora non rimane che portare tutte le piantine sul balconcino in cucina e sistemarle bene lì. E direi che per oggi potrei anche chiuderla qui. Tra l'altro adesso dovrò sistemare tutto quanto e riordinare la stanza perché è un disastro. Quando filmo succede puntualmente così e la stanza fa un po' paura, quindi va sistemata. Non è assolutamente nello stato in cui l'avete vista nel video di Spring Decor e quindi bisogna un attimo dargli una sistemata. Portiamo intanto però le piantine in cucina e poi ne riparliamo. Tra l'altro anche in cucina c'è un po' di disastro perché il disagio quando c'è si vede e si vede per bene. Per cui oggi non era giornata, però sono stata produttiva perché sono riuscita a filmare il video di outfit per la primavera e poi anche questo, quindi sono più che contenta. Ma volevo farvi vedere intanto una cosa, e cioè questa. Scusate se vi porto nel bagno, però c'è questo scaffale qua che uso per gli asciugamani in bagno, ma sto pensando di cambiare un po' la situazione perché non mi piace più, perché occupa troppo spazio e mi dà quella sensazione di oppressione, se si può chiamare così, e ho bisogno di liberare un po' il bagno. Per cui ho pensato di spostarlo sul balconcino qua e quindi metterci poi sopra tutte le piantine e tra l'altro tenere la tenda aperta di modo che poi si vedano tutte le piantine sul balcone. Eccoci qua, ho finito di sistemare tutte le piantine qua sullo scaffale. Guardate come sono carine, davvero bellissime. E direi che questo scaffale è molto meglio qui che in bagno. Poi, per quanto riguarda le petunie, le ho posizionate qua, ma ovviamente sul balconcino qui non c'è più spazio, le dovrò spostare sul balcone in salone e quindi le dovrò anche coprire perché quello è scoperto e quindi non è il posto proprio più adatto per loro. Ora però si è fatto tardi e quindi devo finire di sistemare qua tutta la stanza perché è un disastro. Ma intanto vi voglio dire che questa sessione di giardinaggio mi ha fatto ritrovare un attimo la serenità, per cui spero davvero di essere riuscita a trasmetterne un po' anche a voi. E se così fosse, fatemelo sapere con un like perché questo aiuterà il mio canale a crescere. Detto questo, su quanto riguarda le piantine, vi aggiorno tra circa un mesetto e nel frattempo ovviamente farò uscire tanti altri video per cui iscrivetevi al canale se non siete già iscritti così da non perdervi. Vi ringrazio davvero di aver guardato questo video e vi mando come sempre un abbraccio gigantesco e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!